sono sempre femminista perché il mondo cambia se lo vogliamo insieme. Riparte Mamma non Mamma, siamo alla sesta edizione, per noi è motivo di orgoglio essere qui, ma soprattutto perché essere qui dopo l'edizione scorsa tutta online è motivo davvero di orgoglio e anche di una fatica nuova, perché questo anno e mezzo, quasi 2 anni di pandemia, aveva un po' cambiato l'ordine delle cose, ma volevamo esserci con tutto l'entusiasmo di prima e con un entusiasmo rinnovato. Mamma non Mamma quindi oggi si appresta a aprire la campagna, che dura poi fino all'8 marzo, ma come nostro solito a Fermignano di violenza di genere non si parla solo il 25 novembre o l'8 marzo, se ne parla tutto l'anno, solo che nel periodo che va dal 25 novembre all'8 marzo facciamo più rumore. Questo perché se ne parla sempre? Perché noi crediamo fortemente nel nostro presidio di Book Crossing, che è Giardini Bramante ed è stato inaugurato nel 2019. Profetico perché è stato un punto anche di coincontro, intendendo un punto in cui tante persone durante la pandemia hanno potuto trovare un libro che le ha confortati. Quest'anno facciamo il bis perché inauguriamo la seconda casetta rossa, questa volta nell'area sportiva di Cavanzino, proprio per sensibilizzare ancora di più gli adolescenti, i giovani e le famiglie, perché è importante andare in questa fascia, sensibilizzare in questa fascia. Quest'anno l'hashtag che abbiamo scelto è Sono sempre femminista. Sono sempre femminista quando con le ragazze che in cui dibattiamo, ci incontriamo per costruire il calendario e il programma, ci troviamo a discutere anche su posizioni non sempre identiche, per fortuna, dibattiamo ma troviamo un punto di incontro, perché c'è un femminismo, ma è vero che ci sono più femminismi e ognuno di noi porta un pezzettino di sé in questo dibattito. Ecco perché sono sempre femminista, perché lo sono quando prendo a cuore le battaglie di Luisa, di Milena, di Gloria, di Alice o di Arianna. Le combatto con quelli che sono i miei strumenti e mi alleo a loro e mi alleo a tutte le donne. E questo è un po' il nostro tema di quest'anno. Parte anche il Tam Tam Tour, fra pochissimi minuti vedrete una pioggia di fiori che allieterà questa brutta giornata grigia. Ma è una giornata che per noi è importante, perché è vero, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma è anche la giornata in cui noi vogliamo celebrare la cultura, la riflessione, la condivisione sul rispetto, sulla parità, sull'uguaglianza tra uomo e donna, perché è questo quello di cui noi vogliamo farci portatrici. Sì, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, di associazioni come Desidera, Luoghi Comuni, Independence, Il Vascello, Milena Scaramucci, abbiamo dato il via a questa campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, che è una campagna fondamentale per il nostro territorio, perché sappiamo benissimo che ancora ci sono delle disuguaglianze, permangono disuguaglianze molto forti, basti guardare la disparità salariale e non solo, perché quello che viviamo tutti i giorni anche rispetto ai femminicidi che sono in continua crescita. Noi da questo abbiamo capito che serve investire tanto in cultura e, come diceva prima anche l'assessore Ubaldo Ragnoni, questa, oltre ad essere una campagna di sensibilizzazione, è proprio un investimento sulla cultura. E noi quello che vogliamo fare è dare un'impronta importante anche per le nuove generazioni, e lo testimoniano le due casette che abbiamo posizionato nella città di Fermignano, una al centro di Fermignano, una stasera qui nel quartiere di Cavanzino, proprio perché questo vuole stimolare un po' la lettura. Ci sono libri che vengono lasciati qui negli anni dopo le varie iniziative che sono state fatte nel nostro territorio, ci sono libri che vengono lasciati da persone che hanno letto i libri e sono rimasti affascinati dal contenuto e che comunque mandano un messaggio a tutti. Per noi questo è fondamentale. Le iniziative si susseguiranno da oggi fino all'8 marzo, una serie di iniziative. Stasera presenteremo questo libro di poesie di Alessandra Carnaroli
al Calice Divino e poi il concerto degli Strani Vari, e da qui un susseguirsi, una l'11 di dicembre, un'altra il 18 dicembre, poi un calendario tutto da scoprire fino all'8 di marzo.